Gloria, Sebastian, sentite la canzone, Alò si sta svegliando, ma era contentissimo mentre la... Spengo un attimo perché la musica di Umberto Tozzi in realtà nel film è la versione spagnola cilena, quindi non l'abbiamo e non la facciamo neanche sentire, ma il film è d'applausi. Sebastian Lelio, quasi quarantenne, fa un film capolavoro e io mi sento di applaudire Paulina Garcia, gli faccio un applauso, un'attrice fantastica che ha quasi 60 anni e decide di mettersi totalmente a nudo in questo film, non solo dal punto di vista della maschera che è se stessa e l'attrice teatrale che è lei, ma anche dal punto di vista corporeo, è completamente nuda, ci sono almeno 3 nudi integrali della Paulina Garcia, fantastica, bravissima Paulina, l'avevamo già vista a Venezia in Las Analfabetas di Sepulveda e anche lì era molto, molto buona la sua prova attoriale, la storia non era la stessa. Qui sento Alò che sta per scalpitare perché vuole dire assolutamente la sua su Gloria. È un film, e qua poi ti lascio un attimo la parola, che io farei vedere a tutti gli attori, le attrici, a tutti i registi italiani, alle donne italiane, smuoverebbe qualcosa, perché il Cile assomiglia tantissimo all'Italia. Perché in Italia non facciamo un film del genere? Perché la settimana scorsa l'abbiamo visto in Anni Felici, c'è Luchetti che ha la Ramazzotti negli anni 70, questa donna al centro della politica e della società italiana, non la sfrutta a dovere. Una domanda che giro a te, Francesco, perché in Italia non succede? Allora, perché quest'anno abbiamo avuto un film un pochino simile a Gloria, che è stato Viaggio Sola di Maria Sole Tognazzi, perché la Bui ha interpretato un grande personaggio femminile con grandi potenzialità, secondo me anche non troppo espresse dal film, perché Sole a volte è un po' trattenuta, e perché è un cinema profondamente misogino il nostro, cioè non ci sono ruoli per le donne sono trattate malissimo. E quindi è spiegato così, caro mio. È un cinema molto maschile, per non dire maschilista. Amiche da morire, infatti, il film dell'anno scorso dove c'erano le donne che uccidevano gli uomini nel Sud Italia è stato una grande sorpresa, no? Per il cinema italiano, perché non siamo proprio abituati. Parliamo di donne. I film con più di una donna protagonista, anche una sola ne basterebbe, lì ce n'erano 3. Qua una sola, Viaggio Sola, una sola, Andrea, che non so che dirti. A Hollywood c'è un blocco di cinema che è proprio visto dalle donne, ci sono delle produzioni, a vedere Le amiche della sposa ci vanno le amiche in America, prendono, escono e vanno al cinema da sole, in Italia non c'è questa abitudine purtroppo, e in America proprio fanno un certo tipo di produzione sapendo che le amiche donne si riuniscono e vanno a vedere quei film, proprio c'è una produzione tutta al femminile. Bellissimo film, Paulina Garcia come Gary Oldman nella Talpa, sembra proprio che abbia dagli occhiali, dalla montatura degli occhiali, Oldman c'aveva degli occhiali fantastici alla Bisignani, anni 70, nella Talpa, e leggenda vuole che abbia passato tanto tempo a scegliere tra più di 50 modelli di occhiali. Vedete i grandi attori come ha beccato poi l'occhiale di Smiley, il mitico personaggio di John Le Carré, e ha trovato il personaggio. Qua mi sembra che Paulina Garcia dagli occhiali fa lo stesso lavoro, assolutamente. Secondo me se li toccava in continuazione se li portava anche al bagno mentre erano nelle scene, per quanto è dentro l'occhiale, cioè noi capiamo che il suo fisico è anche quello. È l'occhiale, è molto simile, a parte che sono occhiali simili a quelli di Oldman, proprio è molto simile dall'occhiale al personaggio. E lei se li toglie, se li mette, mi ricorda un po' Dustin Hoffman donna in Tuzzi di Sidney Pollack, fa un po' ridere, magari Paulina sarà però mi ha ricordato un po', stavo vicino a Andrea a vedere il film, pensavo ma chi mi ricorda, Tuzzi un pochino, perché è un pochino... Beh, Paolina vince l'Orso d'Argento a Berlino per la interpretazione femminile, appunto. Diciamo in due parole, Gloria è in Cile, è una donna matura, divorziata, in cerca di vita. Non finiremo mai di dirlo che bisogna cercare la vita, ed è in cerca di vita nei locali. Ci piace come donna, perché
prende da sola, balla, va nei locali, rimorchia, come facciamo noi maschiacci. Le piace il sesso e si vede il sesso, anche a 60 anni. Che Se calma la sed che siento, eres el abrazo donde se acuna. Quale attrice italiana mai accetterebbe di fare una cosa del genere a 60 anni? Domanda che non, alla quale non rispondo. Detto ciò, è una forza, Gloria. C'è anche un po' un discorso sul Cile, sullo sfondo, si vede la politica, si vedono i giovani depressi come in Italia, si sente... Indignados ci sono, ovviamente, indignados, anzi, in realtà. Si sente questo dramma che c'è anche nel paese adesso, diffusissimo, di proprio questi... E infatti ci sarà un giovane che dirà me ne vado, come succede in Italia, giustamente, e in questo momento storico. E quindi... E c'è la sensazione, ecco perché ci piace molto pensare a Noddy Larraín, poi chiudiamo, che Larraín è uno dei produttori di Pablo Larraín, che effettivamente dopo quel referendum, epicamente raccontato anche da Larraín con il suo capolavoro, perché per me è un capolavoro, no? Film anche sulle immagini, sulla lettura delle immagini, dopo quel referendum, dopo quella grande vittoria contro Pinochet, il Cile sia un po' diventato... un ventre molle del Sud America, un paese dove sembra che tutto vada bene, in realtà no. E il film racconta questo, e racconta, secondo me, un personaggio maschile che faceva parte del regime di Pinochet, che stava con i militari, che incontra Gloria. E secondo me, io l'ho letto così... Questa è un'interpretazione di Francesco, eh? Io l'ho letto così, lui è un maschilista... Lui è un fascista dentro, poi è questo signore, un po' come tutto il Cile, secondo me, metafora del Cile, dirige un Luna Park, sembra tanto simpatico, scopa alla grande con Gloria, ma nasconde un cuore nero, anche politico, che viene fuori quando Gloria, che è una di sinistra invece, tira fuori la sua personalità e vuole anche discutere con lui, e tu vedi questo signore che da tanto simpatico... Presentando a mi famiglia e tu tienes il descaro di desaparecer. Ponte los pantalones. Gloria, te quiero. La mano, non veo. Gloria, sono convinto che lui fosse negli anni 70 uno che era vicino a Pinochet. Si parla di un suo passato però guardate che bello questo film, perché dà dei tocchi così, e mi piace molto l'ambiente che vive Gloria, che è un ambiente quasi radical chic, alla quale non siamo abituati in Cile. Ha un ambiente ricco, di sinistra, mi piace molto il sociologo, amico di Gloria, che è un signore vecchietto che canta alle feste e sembra molto lucido, dice delle cose molto... mi ha molto colpito come personaggio. E quindi è un film anche, secondo me, molto sul Cile, è un film molto politico, con una grande... grande donna, Cassavetes mi ha ricordato esatto. Quello che faceva Cassavetes con Gina Rowlands, che era sua moglie, tra i più bei film, che tra l'altro fa un film che si chiama proprio Gloria, una notte d'estate. Esatto, quindi, cioè. esatto. Comunque non è solo un film sociale e politico, lo è anche, ma è anche un film sulle donne sessantenni di Santiago del Cile che ascoltano la musica da sole nelle macchine, si truccano con la musica, con la nostalgia. Gli piace il pop a Gloria. Esatto. Gloria canta da sola in macchina le canzoni pop, e quindi Gloria e Umberto Tozzi si incontreranno alla fine del film, perché lei è Gloria. Può vivere da sola, senza uomini, senza quello che le dà piacere. Questo è Gloria.